bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo dello spread dell'Italia, della situazione politica, di che cosa è successo da quando questo nuovo vecchio governo, che poi è un Conte bis, si è rimesso all'opera, quindi ha ottenuto la fiducia dalle Camere. Che cosa è successo? Ci sono due variabili, due elementi, ragazzi, che hanno modificato radicalmente lo spread, la situazione debitoria a questo punto italiana per quanto riguarda i mercati internazionali, e sono: uno, il nuovo governo e quindi l'avvento di una maggioranza più filoeuropeista, più con il PD in sostanza come partito di appoggio, e poi il secondo punto importantissimo, il bazooka di Mario Draghi, l'ultimo bazooka del grande Mario, l'unica persona che probabilmente, ragazzi, ha tenuto in piedi il tessuto europeo in questi ultimi anni, non essendo tra le altre cose neanche un politico. È ironia della sorte, perché alla fine fa anche ridere come in effetti l'unica persona non politica della Europa ha mantenuto, diciamo, unita l'Europa, cercando di livellare i tassi di crescita il più possibile, insomma, con la politica monetaria ultra espansiva che già conosciamo. Quindi il bazooka di Mario Draghi della BCE, l'ultimo lascito del grande Mario, che ha fatto ieri quantitative easing nuovamente, quindi si riparte, Trump si innervosisce, insomma le solite cose. Ma a noi quello che ci interessa è: beneficia il nostro paese Italia di questa doppia sinergia che si è venuta a verificare, tra l'altro, in questa particolare situazione? Quindi, da una parte, un governo filo europeista, un po' più tranquillo, diciamo, per l'Europa, che ha i favori in sostanza dell'Europa in generale e quindi degli investitori internazionali, e dall'altro il bazooka di Draghi. Hanno unito queste due cose, lo spread è colato a picco, ragazzi, come non faceva da anni. E dopo essere crollato in sostanza a picco, noi abbiamo dei vantaggi enormi chiaramente sul nostro indebitamento. Quando li avremo questi vantaggi? Subito no, li avremo alle prossime emissioni dei titoli di Stato, che però avverranno, l'ultima è stata ieri, avverranno in maniera imminente nei prossimi mesi. Ogni emissione risparmiamo un punto percentuale, ragazzi, e sono vagonate di soldi, miliardi alla fine, dopo tot anni risparmiati, probabilmente l'intera manovra del reddito di cittadinanza, anche di più, ma è inutile fare questi conti. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere i grafici dello spread per vedere che cosa sta succedendo, perché secondo me non è neanche finita. Quindi, chi di voi aveva le obbligazioni, i titoli stati italiani, sta festeggiando perché sono schizzati alle stelle, come me e tanti miei, diciamo, clienti a cui faccio consulenza, e stiamo festeggiando perché tutto ciò che doveva avvenire è avvenuto. Volevo anche dirvi un'altra cosa, quindi, su questa motivazione del nuovo governo. Il nuovo governo non è soltanto filoeuropeista, ragazzi, perché c'ha dentro il PD, insomma, eccetera eccetera, ma perché la Commissione Europea palesemente necessita anche di un aiuto italiano. Quindi l'Italia, per la prima volta, non so, dopo probabilmente 10-15 anni, forse l'ultimo è stato Prodi, rientra forte nella fila dell'Europa, quindi della politica che conta in Europa, con la, diciamo, nomina di Gentiloni da parte della, come braccio destro in sostanza, alla fine è quello della Commissione Europea, e questo è importante, ragazzi, perché significa che c'è comunque un atteggiamento nei confronti dell'Italia di favoritismo palese. Ragazzi, è avvenuto questa cosa in maniera chiarissima, oltre che da parte di parole, insomma, eccetera, buttate lì a caso dai vari esponenti, c'è proprio stato proprio un effetto economico notevole. I motivi saranno probabilmente politici, noi non lo sappiamo questo, a noi quello che interessa è: facciamo più soldi in Italia, in Italia si starà meglio, lo vediamo nei grafici, e ci interessa solo questo. Allora, intanto andiamo a guardare il grafico dello spread, andiamo intanto a vedere, ecco, dove eravamo alla crisi di governo dell'agosto, quindi 9 agosto, ragazzi, lo spread si era riposizionato dopo questa salita nell'area di tensione, quindi area difficile che non vedeva da tantissimo tempo, quindi si era riposizionato qui. Dopodiché
I mercati si accordano della possibilità di un nuovo governo. Ho fatto anche un video al riguardo. Qui rimangono un po' indecisi quando hanno visto titubanza. Evidentemente anche loro, sì, è vero che probabilmente sanno di più di noi, hanno delle informazioni migliori, ma spesso però questo non è così chiaro, ragazzi. Quindi i mercati, è vero, istituzionali hanno informazioni migliori dei retail, però allo stesso tempo non hanno la palla di vetro neanche loro. Quindi probabilmente qui c'è stato un po' di titubanza, l'avevo detto anche nel precedente video, perché governo accolto, nuovo favoritismo europeo, lo spread, guardate cosa fa, proprio è un crollo, ragazzi, un crollo radicale. Da cosa deriva? Deriva dal nuovo governo, sì, ma deriva anche, e lo ripeto qui, dal fatto che probabilmente molti sapevano che il nostro Super Mario avrebbe fatto il nuovo quantitative easing, e questo è palese perché era già iniziata la gamba ribassista. Vedete, questa è una correzione, un classico ABC di correzione, quindi era già iniziato, quindi probabilmente i mercati sapevano già, ecco, che Bazooka Draghi avrebbe fatto quest'ultimo quantitative easing, quindi assolutamente importante. Dove stiamo arrivando? Allora, nel maggio del 2018 eravamo qui ai livelli limiti di 100, quindi un spread bassissimo. Quali sono i minimi storici, ragazzi, del post-crisi dello spread? Andiamo a guardare, andiamo a vedere dove potremmo arrivare per cercare di capirla. Allora, intanto questa fase pre-crisi o post-crisi, diciamo, del 2009, porta lo spread a questi livelli. Quindi, ragazzi, questo è il pre-crisi del 2009, siamo a 35, 50, insomma, quindi spread veramente molto bassi. Siamo ancora molto alti. Secondo voi possiamo arrivarci? Assolutamente sì, perché questo famoso Bazooka Draghi, misto al nuovo favoritismo di questo particolare governo e all'importanza che la Commissione europea sta dando al governo italiano, perché l'Italia evidentemente diventa protagonista delle istituzioni europee in questo caso, e anche del cambiamento delle istituzioni europee, perché è chiaramente evidente che questo tipo di logiche che sono state perseguite non possono più essere, diciamo, continuare in Europa. Quindi è palese questo discorso qui, per cui abbiamo un ribasso praticamente non con l'ascensore, ragazzi, sembra una bolla speculativa al contrario, guardatela, è palesemente come se fosse una bolla speculativa al contrario. Quindi io credo che lo spread possa tranquillamente ritornare dove? In questa fascia di prezzo qui, che esattamente sta tra i 50-30 di punti base e i 100, quindi in questa fascia di prezzo, che sarà una fascia di prezzo importantissima per l'Italia, ci consente di risparmiare sul debito in emissione, quello che dovrà essere emesso, ci consentirà di risparmiare miliardi, tonnellate di soldi, è quello che vogliamo tutti quanti, perché poi quei soldi li possiamo destinare appunto alle politiche di sviluppo, se lo fanno, perché il problema è sempre quello. Ma qual è il nostro altro specchietto che ci farà capire se effettivamente l'Italia sta assumendo, diciamo, queste congiunture di cui vi ho parlato? Una parte, la maggiore importanza dell'Italia nella struttura europea, il bazooka di Draghi col quantitative easing, il cambio di Draghi con la nuova presidenza della BCE, che comunque continuerà questa politica espansiva. Dall'altra parte abbiamo la Germania, che invece rallenta a livello di locomotiva, quindi si va in sinergia. In sostanza, gli interessi tedeschi sembrano avvicinarsi a quelli italiani in questo caso, e quindi potremmo avere una politica monetaria più simile. A quel punto la differenza la farà la politica fiscale, e dobbiamo vedere il nostro governo attuale se riuscirà a utilizzare questa politica fiscale. Dove andiamo a vedere che cosa può succedere in Italia? Allora, vi faccio guardare il FTSE MIB Italia su grafico weekly, settimanale, per farvi vedere una cosa importantissima che dobbiamo tenere sempre monitorato, perché questa super sinergia non si verifica in tanti da anni, come vi ho accennato. Quindi sono anni che non si verifica questa sinergia di cui vi ho parlato adesso. Per cui intanto andiamo a vedere che dal 2009, ragazzi, vedete, l'indice FTSE MIB, che rappresenta il PIL italiano in sostanza, quindi la ricchezza economica del nosto stato, è in bara di congestione, tra dei minimi intorno agli 11.000-12.000 punti e dei massimi attorno ai 24-25.000 punti. Ora, come si fa a vedere
se le cose cambiano e cambiano da un punto di vista radicale, quindi cambiano da un punto di vista non di parole, chiacchiere, ma cambiano da un punto di vista economico, quindi poi nei fatti, ragazzi, si vede se il FTSE MIB Italia riuscirà in sostanza a rompere questo livello qui, ok? Questo livello qui. Questo qui, ragazzi. Quindi se rompe questa barra di congestione e se ne va qui su, a questo punto abbiamo un nuovo ciclo economico di anni, ragazzi, di lunghissimo periodo. Quindi probabilmente dopo X mesi, di solito sono 6, dopo 6 mesi si vedrà anche nell'economia reale questo tipo di effetto. Quindi la prima cosa da guardare è lo spread, poi facciamo queste idee che di cui vi ho accennato, poi andiamo a guardare il FTSE MIB Italia, sopra 25.000 punti ci potrà arrivare. E se ci arriva, se inizia questa struttura, vuol dire che i forti investimenti esteri entrano nel nostro paese e potranno dare spazio ad un nuovo ciclo economico di durata almeno quinquennale, ragazzi. Quindi dopo X mesi, 3-6 mesi, questa ricchezza nuova potrebbe essere trasferita anche nell'economia reale e potremo vedere dei nuovi benefici e quant'altro. Al momento questi segnali non sono ancora avvenuti, quindi quello che facciamo li monitoriamo. Perché al momento il mercato sta facendo una risalita anche abbastanza importante. Vedete, il mercato è qui sui 22.000, ma è sul precedente massimo, non è riuscito a romperlo. Sono 3 settimane di grande salita. Vediamo se riuscirà a spostarsi in questa fase, perché potremmo poi raggiungere i famosi 25.000 punti in maniera abbastanza veloce. Vediamo quello che succederà. E tutti i connotati ci sono, siamo, diciamo, in questa fase di buon auspicio. Andiamo a cercare di capire se succederà, speriamo tutti quanti che succeda e magari sarà una nuova primavera italiana. Boh, vedremo quello che succederà. Vi ho detto tutto per oggi, vi ringrazio, vi auguro un buon weekend, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questo tipo di video un po' più di economia in generale, economia politica, se così dobbiamo dire, vediamo se può essere d'aiuto anche alla community oltre al classico trading. Ciao a tutti!